Il Cilento è ancora senza le vie del mare, fermi i collegamenti marittimi a causa della procedura per l'assegnazione del servizio. È andata deserta la prima manifestazione di interesse che per legge non prevedeva un investimento pubblico. Si attende la seconda, sostenuta da un investimento di quasi 200.000 euro da parte della Regione Campania. Intanto queste settimane di stop deludono albergatori e operatori del settore anche a Salerno. I turisti scelgono altre mete come base, un ritardo fortemente penalizzante per il territorio che già da un mese avrebbe voluto servirsi delle autostrade del mare per raggiungere San Marco, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. Sicuramente questo servizio ha creato qualche inefficienza ai nostri gentili ospiti, non fosse altro per il fatto che negli anni ha dato grande risposta a questo collegamento tra la costiera cilentana e la parte a nord della regione Campania, quindi Capri, Ischia. La speranza delle amministrazioni è dunque che si riesca a recuperare il tempo perduto. Sicuramente è un servizio che viene meno nel periodo di luglio e ci auguriamo che per il periodo di agosto, quindi nel più breve tempo possibile, venga ripristinato questo servizio, su cui devo riconoscere grande investimento che è stato fatto dalla regione,